Dei nostri primi ospiti di oggi, buongiorno, saluto i rappresentanti dell'Associazione di Promozione Sociale Tecum, che vi presento subito, Rossella Rizzi, che è vicepresidente dell'Associazione, la segretaria Rosita Vaia e il kinesiologo Giuseppe Cerasoli. Allora, sono qui in rappresentanza dell'Associazione per annunciare anche un evento che è previsto per il 12 novembre in Sala Puerari, un convegno. Però prima facciamo un attimo un passo indietro e ricordiamo anche quella che è l'importanza e il ruolo dell'Associazione Tecum a Cremona. Assolutamente sì. Tecum è un'associazione, come giustamente appena detto, di promozione sociale, fondata da Comelini Cristina, che ancora oggi la sta capitanando in un modo direi eccellente. Tecum, perché Tecum? Tecum dal latino letteralmente con te. Perché? Perché si prefigge di accompagnare non soltanto il malato oncologico nella quotidianità, quindi nell'affrontare quella che è la malattia, ma soprattutto anche di aiutare i familiari. Attraverso cosa? Quindi un sostegno psicologico e non solo, attraverso quelle che possono essere terapie non soltanto mediche classiche, ma anche olistiche, quindi ad indirizzo olistico. Infatti non a caso oggi la presenza del kinesiologo Cerasoli, Giuseppe, affronterà uno dei temi importantissimi che verranno affrontati il 12 di novembre a questo evento che è stato per l'appunto annunciato, certo. Annunciato. Ecco, ricordiamo che appunto l'Associazione di Promozione Sociale è particolarmente vicina alle donne nel momento in cui hanno problemi di salute, in particolare problemi legati appunto oncologici, tumori al seno. Già avete partecipato e avete organizzato in passato tanti eventi, in particolare eventi sportivi. Esatto, la Corsa Rosa dell'anno scorso, della quale ecco io sono appena arrivata, quindi ho poche informazioni. La Corsa Rosa ci ricorda un po' meglio la signora Vaia. Sì, infatti è stata una bellissima esperienza, in quanto la partecipazione poi è stata anche eccellente. Cremona ha risposto molto bene alla nostra chiamata e la WISP ci ha anche ringraziato con un congruo, una donazione, ecco, che infatti useremo appunto una parte per il convegno che stiamo organizzando il 12 di novembre qui a Cremona. Ecco, naturalmente le donne che hanno dovuto affrontare insomma questo problema sono ben felici di poter avere un'associazione di questo tipo a Cremona, che le aiuta, le sostiene e che appunto organizza anche eventi di questo tipo. Quello di domenica 12 novembre in particolare che cosa vuole mettere in evidenza? Ce lo dice direttamente? Ma ufficialmente ecco, parleremo di tecniche DBM. Delle quali ecco, espressamente parlerà il kinesiologo, che sono ufficialmente discipline bienaturali che daranno ecco, un orientamento anche salutistico, vale a dire ecco, anche proprio al comportamento che si deve mantenere. Ecco, d'altra parte Cerasoli, sappiamo che chi deve affrontare terapie per sconfiggere il tumore al seno, insomma, spesso deve affrontare terapie molto pesanti. Voi dite, certo, ci sono quelle terapie, ma diciamo ci sono anche altre pratiche che possono in qualche modo aiutare a raggiungere l'obiettivo. Sì, essere di supporto a queste persone che devono affrontare questo iter molto difficile. Infatti il tema del convegno sarà indirizzato sugli stili di vita. Stili di vita intesi come alimentazione, movimento, tutto quello che può facilitare, diciamo così, la persona nell'affrontare queste tematiche, questo problema, a volte anche per lunghi periodi di tempo. Ci saranno medici e operatori specializzati in discipline bionaturali che parleranno proprio di come aiutare e supportare le persone in questo percorso che spesso le vede protagonisti principali, diciamo così, del loro recupero psicofisico. Ok, perfetto. Ma ci può aiutare così brevemente, anche se il tempo che abbiamo non è tanto, a così capire un po' quelle che sono le pratiche che suggerite, diciamo,
a chi deve affrontare questo percorso? Sì, spesso al percorso, diciamo così, di medicina ufficiale si può accompagnare tutta una serie di supporti dal punto di vista di movimento, ad esempio. Il movimento si dice che sia vita, quindi la capacità delle persone di attivarsi per muoversi durante l'arco della giornata con esercizi, con specifici movimenti, e da un punto di vista anche mentale, se vogliamo, da un punto di vista di approccio a quello che è il recupero psicofisico, con tecniche già conosciute come lo shiatsu, ad esempio, la kinesiologia, che sono tecniche di accompagnamento al ritorno al benessere della persona. Molto spesso noi parliamo di stili di vita e ci dimentichiamo che fondamentalmente sono tre, diciamo così, bisogni primari dell'essere umano, che sono il cibo, il riposo e la sicurezza. Quindi uno stile di vita che prende a riferimento queste tre caratteristiche è già un buon passo per poter approcciarsi al benessere. Altri particolari: il 12 novembre, durante questo convegno, dalle 10 alle 17 in sala Querari in via Dati a Cremona. Bene, direi che possiamo salutare i nostri ospiti. Ricordo il kinesiologo Giuseppe Cerasoli, la segretaria Rosita Vaia e la vicepresidente Rossella Rizzi dell'associazione Tecum di Cremona. Grazie. Grazie, appuntamento al 12 novembre. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante.